Ragazzi, buonasera, buongiorno, bentornati. Nuova review oggi di Kiko Chiesa, Perisic, Dumfries. Ho provato anche quello storto di Isaac Touré. Vi lascio qualche clip e ci vediamo tra poco come sempre. Vai Perisic. No, ma minchia, corre Mila. Ah, no, filtranti da buggare in un altro senso. Guarda che corre sto Perisic rosso, godo. Oh, no, ci credo, ero in porta. Madonna, scacciamo la X lì, ragazzi. Ero in porta una volta che aveva preso velocità Mbappé. Ti sparo un power shot. Qua però, porco due, dovresti prendere un po' più di velocità Perisic, zio porco. Non è entusiasmante, cioè, fa un po' tutto, fa un po' niente. Offensivamente è meglio di Park, però... Bravo. Vedi, Park questo non te lo fa. Bravo, Ivan. Bravo, Perisic. Bravo. Vedete che gli interventi li fa, non è che non li fa. Ma vabbè, da CC non c'è paragone. Dai, piglio sto Perisic tutta la vita, dai. Da CC non c'è paragone. Bravo, Perisic. Bravo, Ivan. No, sincero, quinto di difesa, questo proprio no. Bravo, Perisic, bravo. Lancialo, lancialo. Bello. Qua insomma. Bravo, Perisic. Interventi ne fa, ragazzi, automatico. Lancialo. Fai Mbappé. Fai il Toti. Ma bravo, cazzo. Sali. Perisic, ho appena detto come fare il ciocciti, caghi sti gol. Perisic, ma... Ma, Dio caro, ma... Buono? No, Perisic, ti prego, questa cosa no. Bravo, bravo, bravo. Partiamo bene, sincero, partiamo bene, zio. Bravo! Madonna, quanti interventi automatici. Bravo, Denzel, qua era lui, eh. Raga, questo nello stretto sto Chiesa, per il gioco di quest'anno, uno di quelli che si muove meglio. Dai, Chicco. Bravo. Bravo, Chiesa, bravo. Ma è così grosso? Se questo è Kluivert, quanto è grosso l'altro, allora? Corri. Bravo. Vabbè, Pulisic. Dov'è sto Touré? Ma tu! Ma tu, ma ti prego, rincorri qualcuno che facciamo una foto messi vicini. Bravo. Bravo, Dumfries. Vai, Touré. Ma è stortissimo, raga. Ma è stortissimo, sembra a me, è stortissimo. No, raga, non può circolare, onesto. E questo da DC in realtà ci dà? Vai, vai, Touré, fiducia al ragazzo, fiducia. Ma bravo, esulta, ti prego. Devi scattare, filtrante. No, perché ti fermi? Ma è stortissimo, ma è stortissimo. È la cosa più storta che ho visto negli ultimi 6 anni. Sto Dumfries pare tosto, invece. Bravo, Dumfries. Raga, non pare male sto Dumfries, eh? Bravo, Chicco! Raga, sto Dumfries onestamente bene, dai. Pensavo si attaccasse così con quella poca difesa che si ritrova. Dritto, Chicco. No. Vai, vai, Touré. Ma bravo! Bravo, bravo. Bravo, Isaac. Bravo, Touré. Peccato che mi hanno fatto sto James di merda di ieri sera. Mi hanno fatto un bel James terzino come Dio comanda. Bravo, Dumfries. Ma questo non è male, eh.
Qua non ce l'aveva selezionato, non aveva capito quello che stava andando a fare, ha preso la palla. Porca troia. Raga, quando parte dritto per dritto con i doppi passi viaggia, però. Bravo, Chicco. Chi fa la preparazione atletica? Cioè, me lo chiederei anch'io. Non so, siamo l'unica squadra conciata così. Bravo, Chies. Sono carte a parte, costeranno pure un bel po' di più. Bravo, Chicco. Bravo, Chicco. Eccoci tornati, raga. Allora, review di questi tre signori più questo quarto che poi andremo a vedere. Chiesa. Allora, raga, magari avete già visto il TikTok. Molto forte, mi è piaciuto, l'ho provato ovviamente sulla 5, l'ho provato con esplosivo, l'ho provato con controllato, raga, con Falco. Onestamente preferisco con controllato, ma anche con esplosivo comunque può dire la sua, su PS4 ovviamente cacciatore. Com'è sto Chiesa? È una sorta di Messi, raga, perché palla al piede è veramente forte, si gira molto bene sulla 5, quindi figurati sulla 4, ed è per quello che sulla 4 secondo me da punta funziona di più che sulla 5. Ovviamente se trovate Virgil contro, raga, è un problema, perché è un problema con Mbappé, figurati con Chiesa che poi non ha neanche le skill, ha un body type un po' più piccolo. Però, giocato for fun, è veramente valido. Finalizzazione buona, ma non vi aspettate anche qua, raga, è una carta da 150k, sia chiaro. Qualche gol se lo caga, ma se lo cagano tutti. Io onestamente non ho riscontrato grossissimi problemi. Velocità buona, quindi può fare anche l'esterno. Può fare anche il COC, perché i passaggi non sono per niente male, nonostante la carta dica un 78 di lungo, ma io mi sono trovato bene. Quindi per una carta da 150k secondo me fa un po' tutto quello che deve. Quest'anno, tolto alcune SBC, ma questa non è quel caso, stanno apprezzando bene la roba. I prezzi di giocatori sul mercato, come andremo poi a vedere Perisic, sono molto buoni. Io quindi lo consiglio, punta attacco a 2, COC, su entrambe le console, soprattutto se siete fan, ma in una Serie A per me al momento questo Chiesa ci vuole. Falco su PS5, cacciatore su PS4. Perisic. Allora, Perisic... Partiamo dal dire che appunto è prezzato benissimo, un po' come Zaraga. Quest'anno ste carte, non so perché se i mercati sono uniti, non ho idea, però hanno dei buoni prezzi. Questo ci vuole architetto su Play 5 per farlo diventare lenti, come ormai saprete, altrimenti cacciatore ombra su PS4. Dov'è che mi è piaciuto? Da Ciccini un centrocampo a 3, quindi tipo rombo 4-3-2-1. CC di qualità, tipo che ne so, Valverde, De Bruyne, Perisic, Renato, De Bruyne, Perisic, no? Come CC, perché è un po' un De Bruyne... con un body type che purtroppo però questa è la cosa più negativa, a me proprio non piace, raga. Ed è il motivo per cui provandolo anche da quinto di sinistra potete usarlo, è forte perché ha una bella velocità, un bel passo soprattutto con lenti, passa bene la palla, tira bene tipo a differenza di un Park, ma Park ha un body type più doppio e ha molta più CPU. Questo Perisic è un po' mingherlino e nei contrasti non mi dava tutta sta sicurezza sulla fascia, dove spesso magari sono contrasti poi a ridosso dell'area di rigore. Da CC sapete capita i contrasti, però è più magari alto nel campo, quindi se anche lo perde è diverso. Come quinto io preferirei sempre comunque un Park, però sia nel 3-5-2 sia nel 5-3-2 lo può fare tranquillamente. Da CC molto bello, molto meglio di Park, raga, perché questo tira, segna, bella finalizzazione, ma ha fatto un bel gol, ha un bel passo, palla al piede, molto meglio di Park, è un 4-5 invece di un 3-4 e ha passaggi in confronto a Park molto molto superiori, soprattutto i lunghi. Quindi il suo ruolo è quello lì. Da CC consigliato per il prezzo, se non arrivate soprattutto a De Bruyne If, che costa veramente tanto. Personalmente è meglio secondo me di De Bruyne base. Promosso sicuramente questo Perisic, come promosso Dumfries, come già vi ho detto appunto anche su TikTok, questo ombra su entrambe le console. Se non vi è piaciuto tipo Bonucci, raga, non vi piace Bremer, a me personalmente sia Bremer che Bonucci piacciono, Bonucci l'ho usato tutta la settimana e in VL tra l'altro. Questo Dumfries ricorda un pochettino, raga, un Gomez, tipo, perché è bello largo, bello doppio, il body type aiuta tanto, nei contrasti dà tanta sicurezza. Non vi aspettate, fa interventi automatici, ma non vi aspettate ovviamente un Virgil, un Koulibaly, che sono veramente full automatici e si attaccano veramente tantissimo. È forte, è molto valido, secondo me dovrebbe costare un 50k in meno, è molto veloce, anche con l'L2, però... ovviamente non ha appunto quegli automatismi incredibili. Però carta anche lui promossa. Da mediano non l'ho provato, onestamente eviterei, raga, anche perché tipo Tonali base a me fa impazzire. Comunque c'è Milinkovic, c'è tanta roba. Valutatelo eventualmente da difensore, o comunque se vi serve un mediano, perché no. Isaac, come ho detto su TikTok, una delle cose più storte che ho provato nella mia vita, raga, mi ha fatto anche qualche gol, non so se...
se poi è un caso, perché comunque ogni tanto tirava fuori pure con queste stats. Queste mi hanno detto che tra l'altro è un DC del 2003 di partenza, poi l'hanno cambiato di posizione. No raga, per memare va bene, però veramente storto raga, proprio delle animazioni mai viste in 20 anni di FIFA, una roba indescrivibile, non lo so. Comunque no, onestamente no. Poi costa 18k, se volete testare con mano fatelo. Io vi ringrazio, ci vediamo alla prossima review, prossimo video, statevi bene, buona settimana a todos. On the new adventure.